Quindi proseguiamo in continuità su questo argomento ancora. Il prossimo intervento è dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, Ucman per gli amici. È un intervento a due voci, Valentina Pini e Sonia Simonini. Vi faccio notare che è la terza Valentina che parla che oggi. Quindi è una specie di record. Scusate, è una settimana che la volevo dire questa cosa qua, non ce la facevo più, dovevo dirlo. Quindi Valentina e Sonia ci parlano della loro esperienza nella progettazione dei siti dell'Unione. È un territorio densamente abitato, di 60.000 abitanti, e ci racconteranno le sfide che hanno affrontato a livello organizzativo, soprattutto perché credo che il focus sia lì, quindi insomma, a voi la parola. Grazie. Sì. Eccola qua. Eccoci qua. Prego. Grazie mille. Grazie. Provo a spostare il mouse qua. Se mi prende. Ok. Buongiorno a tutti, sono Pini Valentina, responsabile del servizio informativo dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord da poco più di un anno, e vi raccontiamo un po' in coda a quello che ha detto Nicola, un po' il percorso che abbiamo dovuto intraprendere, perché noi siamo le vittime, ma nello stesso tempo abbiamo avuto la fortuna di poter usufruire dei bandi PNRR che subito sono stati un momento di terrore, ma che poi insomma per fortuna si è risultato essere comunque un momento e una possibilità da sfruttare. Quindi partiamo sicuramente dai bandi del PNRR, senza i quali probabilmente non avrei mai intrapreso l'esperienza di cambiare il sito web, perché abbiamo passato dei momenti difficili dal 2022 in avanti, perché abbiamo avuto un'unione un po' martoriata dall'uscita del comune capofila, che quindi oltre a portarsi via le professionalità che si occupavano del sito web ci ha ridotto come organico. Quindi diciamo che le sfide del PNRR sono arrivate in un momento non proprio propizio, che ci ha costretto ad una forte organizzazione e reingegnerizzazione di tutto il percorso. Quindi il PNRR di fatto è il punto da cui partire, perché da lì è nato tutto. E farò la prima introduzione io parlando appunto di quello che per noi ha rappresentato un bando PNRR, quello che abbiamo dovuto passare, quello che stiamo affrontando in questo momento e poi dove vogliamo arrivare, perché per fortuna da una grande difficoltà è arrivata una grande opportunità. Siamo ancora tutti vivi per poterlo raccontare e questa è una grande cosa. Quindi fondamentalmente il PNRR, vi illustro solo quella che è la parte relativa alla misura M1C1 che riguarda la digitalizzazione. Le altre componenti del PNRR le lascio ai colleghi dei lavori pubblici e di altro, insomma non ci compete come servizio informativo. Quindi nell'ambito della misura M1C1, negli ambiti di intervento appunto legati al digitale, in particolare ci riferiamo alla misura 141, che è proprio quella che descriveva Nicola nella sua slide precedente, ovvero la reingegnerizzazione dei siti web e delle istanze al cittadino. Quindi è divisa in due grandi macro progetti, quella del rifacimento appunto del sito e quella invece dell'intervento del cittadino attivo come persona proattiva verso il comune, che richiede come si può dire, servizi al comune senza doversi necessariamente recare allo sportello, quindi cercare di offrire servizi digitali in maniera sempre più spinta, quindi grandissima opportunità. Quindi in particolare, come diceva Nicola, cittadino informato, sito web, cittadino attivo, servizi digitali. Diciamo che nello sviluppare questo progetto abbiamo dovuto tener conto obbligatoriamente di tutti quelli che sono i criteri di conformità imposti e che qua e là sono cambiati nel periodo, e quindi la gestione agile del progetto era un must a cui non ci si poteva sottrarre. Quindi i cronoprogrammi, le azioni da fare sui siti dovevano essere tutte quante sempre molto attuali. Posso confermarvi, e ve lo racconterò dopo un po' per capire in che situazione mi trovavo al momento, il mio servizio da 13 persone si è ridotto a 3. Quindi se non avessi avuto un supporto importante da parte di un'azienda che aveva le capacità e le conoscenze sull'applicativo, probabilmente
saremmo finiti nel dimenticatoio, non avremmo potuto approfittare del bando, insomma non avremmo saputo come gestirlo. Quindi è stato molto importante avere a fianco un'azienda che riuscisse a supportarci in questa fase in maniera preponderante, perché quando Nicola mostrava il file di Excel che doveva essere compilato dai vari responsabili di servizio, potete credermi se vi dico che anche solo far compilare un Excel è stata un'impresa che, sulla quale abbiamo battuto io su un fianco, Nicola su un altro, per riuscire ad arrivare all'obiettivo. Non è una cosa che gli enti vivono come una necessità impellente, una necessità effettiva, lo vedono un po' come un ulteriore adempimento di quello che devono fare. È molto culturale il comprendere che comunque il sito web è una vetrina degli enti, dei servizi che possono offrire e del vantaggio che ne possono avere. Quindi è un percorso a tendere che è solo iniziato e diventerà, spero, molto di più. I bandi del PNR ci ha dato la possibilità di uniformare tutti quanti i siti, perché come vedete l'introito economico è di un certo tipo, più di 1 milione di euro su 8 enti. E di conseguenza abbiamo potuto mettere in piedi un progetto che spero diventerà molto di più di quello che è attualmente. Non la leggo, è semplicemente una slide che vi mostra un pochettino quelli che sono le linee guida, i dettami delle linee guida, i parametri da dover rispettare, sono 2, con tutti gli attori per ognuna di queste fasi. E queste cambiavano spesso, quindi c'è stato bisogno di un presidio costante. E con questa slide voglio un pochettino mostrarvi la situazione in cui ci siamo trovati nel momento in cui sono usciti i bandi del PNRR, perché nel 2022, appena sono usciti i primi annunci, noi ci siamo ritrovati che il comune capofila è uscito dall'Unione, si è portato via le sue competenze, da 13 persone siamo rimasti in 3, è andato via il responsabile, sono andati via i sistemisti e quindi eravamo 3 gatti che dovevamo gestire non solo questo, ma tutto il resto che ha a che fare con più o meno mantenere in vita 800 utenti con altrettante postazioni sugli 8 enti. Quindi era l'ultimo dei nostri problemi il sito, però un'opportunità come quella di portare a casa più di 1 milione di euro per poter ingegnerizzare tutto, non me la sono sentita di lasciarla correre senza gestirla. Quindi all'inizio il PNRR nel 2022 è stato sicuramente un problema, poi facendo respiri profondi abbiamo capito che poteva non essere solo un problema ma una grande opportunità per enti per i quali i servizi informatici sono sempre stati tagliati da tutti, cioè non è che proprio interessano, perché sei davanti al tuo PC, il PC funziona, a posto, insomma qual è il problema? Quindi far capire all'amministrazione che magari c'è dell'altro, oltre al semplice fatto che il computer riesce a inserire login e password e va, non è stato facile. Quindi ho cominciato all'epoca, perché è stato un lavoro che ho fatto io prendendo l'eredità dal responsabile che se n'era andato, a rompere parecchio le scatole in giunta, i sindaci e gli amministratori, per far capire che era un'opportunità da non perdere, ma che mi dovevano dare del personale per portare a casa il risultato. Quindi finalmente abbiamo capito, abbiamo cominciato a strutturare un progetto e abbiamo compreso che riuscendo ad inserire all'interno della nostra struttura del personale che potesse, che è qua di fianco a me, che è la mia salvatrice per quanto riguarda tutto il progetto legato alla 141, e strutturando anche tutto quanto il mio servizio attraverso delle professionalità sistemistiche che erano sparite nel 2022, siamo riusciti a ricreare una squadra che di fianco alle nostre aziende fornitrici, perché il bando 141 non è gestito solo da Rettartol ma anche da un'altra azienda per quanto riguarda le istanze del cittadino, siamo riusciti insomma a definire il progetto e a farlo diventare concreto. Quindi finalmente il PNRR per noi è diventato un punto di partenza, e in particolare anche il progetto 141 insieme a tutti gli altri, un punto di partenza sul quale costruire una nuova visione della nostra Unione. Quindi parleremo di agenda digitale, parleremo di progetti digitali, stiamo semplicemente piantando le basi per, mi auguro, un futuro molto più digitale e molto più consapevole. Lascio la parola a Sonia che vi racconta come siamo attualmente configurati. Grazie. Salve, sono Sonia Simonini,
In questo momento ho un incarico temporaneo come project manager presso Lookman. E, allora, io sono arrivata a fine ottobre in Lookman, quindi già una buona parte del lavoro era stato svolto da Rettanato, appunto, come ha detto Valentina, in collaborazione diretta con i redattori. Era stata fatta una certa serie di attività. E, quello che arrivando insomma abbiamo cercato un pochino di inquadrare è stato proprio come mettere a terra, come diciamo strutturare il progetto anche in maniera un po' più organica e sistematica. Riparto un attimo, faccio appunto un passo indietro, ma torno appunto sul percorso di Valentina. Valentina, quando appunto in quella fase, in quel momento di annus horribilis, ha messo in campo subito una strategia. Serve un obiettivo chiaro, serve, e questo deve venire dall'alto, da un commitment politico importante, quindi è stato subito importante definire qual era l'obiettivo e definire che doveva essere dato un obiettivo al nuovo RTD, che è sempre Valentina e che appunto in questo caso corrisponde. È stato molto importante dare consapevolezza agli uffici, comunicare che sarebbe stato un momento difficile ma che tutti insieme ce la si poteva fare, dare quindi subito trasparenza dell'effort e dello sforzo che sarebbe stato necessario da parte di tutti per arrivare al risultato. Per quanto riguarda la gestione del progetto, quello che è stato diciamo realizzato è stato prendere anche un pochino a spunto quello che sono le linee guida della progettazione. Sono linee guida che sono state stese, diciamo, pensando a un progetto focalizzato su progetti digitali, come gestire un progetto di realizzazione di siti in particolare, però è un modello che può andare bene per gestire qualunque progetto. Quindi la fonte appunto è il sito di Designers Italia, ci insegna un po' come gestire un progetto in generale, quindi innanzitutto organizzare il progetto, pianificare le attività e coordinare il lavoro, comprendere lo scenario, cominciare a progettare nella realtà il servizio, realizzarlo e soprattutto, secondo me la parte un po' più importante, validare, tornare sui propri passi, guardare se veramente quello che è stato fatto bene o no. Quindi abbiamo cercato insomma in queste slide di in una slide soprattutto di elencare i passi che abbiamo fatto. Sono tanti, ma poi dopo appunto le slide credo che rimarranno, quindi vado un po' veloce. In queste fasi, partendo, prima abbiamo visto, è stata chiara dall'inizio la strategia. A questo punto vediamo un po' come, da un punto di vista tattico e operativo, che cosa è stato fatto. Allora, innanzitutto, organizzazione. Tatticamente è stato Valentina, perché parliamo dell'inizio 2023, ha avuto chiaro che bisognava individuare, avere una panorama, avere... l'obiettivo era arrivare ad avere a ricercare dei fornitori per realizzare 8 siti web, 8 istanze per uno strumento di prenotazione appuntamenti, 8 istanze di uno strumento per la segnalazione di disservizi, 8 istanze di uno strumento per realizzare e pubblicare nel nostro caso 8 comuni per 4 servizi, quindi 32 servizi online. Era importante anche organizzare da un punto di vista professionale, avere un project manager per la gestione dei bandi PNRR, in particolare anche questo, e definire dei redattori, che prima era una cosa un pochino più nebulosa. Quindi operativamente cosa è stato fatto? Hanno individuato i fornitori, hanno fatto degli accordi con le ragionerie dei comuni, perché i bandi PNRR destinano i soldi solamente ai comuni e non alle unioni, quindi è stato fatto tutto il lavoro per 8. Redazione degli atti, contratti, compilazione della piattaforma PA Digitale 2026 e accordi con i responsabili di servizio. Poi in accordo e in collaborazione appunto con Rettanato si è fatta un'analisi di quello che è il contesto tecnologico, quello che era adesso possiamo chiamare precedente, quindi c'erano 8 siti web gestiti su 3 piattaforme diverse. I sistemi di prenotazione e di segnalazione erano presenti solo per 2 comuni, il servizio online era presente solo per 2 comuni, la redazione, il contesto umano non era organizzato, in parte era centralizzata, in parte distribuita nei comuni più piccoli o più grandi ovviamente. Quindi l'apporto importante dell'azienda in questa fase è stato di migrare i 5 siti che già avevano Plone vecchio,
verso Plone Nuovo e soprattutto verso lo strumento di Io Comune. E, pardon, ho detto il contrario. I vecchi 5 siti che erano di altre software house sono stati migrati su Plone 6, su Plone 6 e su Io Comune. I 3 siti che avevano già Plone 4, la versione vecchia, sono stati portati, migrati alla versione nuova Io Comune. Abbiamo dovuto anche fare il passaggio a 2 domini nuovi perché erano non corretti. È stata fatta una condivisione con i responsabili di individuare dei redattori, di formalizzare la creazione di una redazione, cosa che prima invece era lasciata un pochino più nebulosa. È stata fatta una formazione condivisa, posto appunto in ottobre, come diceva prima Nicola, è stata fatta una formazione trasversale, non comune per comune, ma per tutti i comuni. Questo anche per cominciare a creare una cultura di condivisione di modalità di lavoro. E poi è iniziata l'analisi dei processi, soprattutto per gli appuntamenti e per la gestione delle segnalazioni. Faccio scorrere velocemente questa riga perché vorrei sottolineare soprattutto una cosa. Nella fase di progettazione il fatto di avere delle linee guida, di avere uno strumento Io Comune che era già conforme perfettamente alle linee guida ci ha fatto risparmiare tantissimo tempo. Nel 2017 avevo partecipato a un altro Plone Day dove venivo con un'altra unione dove avevano 8 siti di 8 comuni completamente diversi. Avevamo dovuto studiare noi le grafiche e farle realizzare all'azienda. È stato un dispendio di tempo enorme. Questa volta invece questa parte l'abbiamo potuta completamente bypassare, le linee guida c'erano già, lo strumento era conforme, ci possiamo concentrare, ci siamo concentrati e stiamo continuando a concentrarci sul condividere, spiegare e diffondere le linee guida, su come lavorare meglio sui contenuti, su come veramente dire alle persone scrivete meno. Adesso il mio mantra è sempre quando parlo con i redattori, scrivi meno, 3 righe, la gente non legge la normativa, se proprio la vuoi mettere mettila in fondo, non esagerare con il grassetto, non mettere in maiuscolo credo che molti, è una cosa comune. Ci concentriamo su quello, sul contenuto, sul rendere veramente fruibile il servizio al cittadino. Tutta la parte di progettazione che le volte scorse avevamo fatto, peraltro in questo momento abbiamo potuto saltare completamente. Quindi abbiamo fatto call tra uffici analoghi di comuni diversi, ci piace fare delle call trasversali, tutti gli uffici tributi di tutti i comuni. In questo modo si aiutano anche un domani che hanno un problema, ma soprattutto copiano, perché facciamo le stesse cose e facciamo prima, così è inutile inventarsi l'acqua calda, e si aiutano anche se uno se la scorda o l'altro la dice meglio, la scrive meglio, si ottimizzano i tempi sicuramente. E d'altro canto il cittadino avrà le stesse schede servizio, le stesse informazioni riportate più o meno nello stesso modo, quindi non avrò più carta d'identità C e carta d'identità elettronica, ho la stessa scheda che ha lo stesso nome, che bene o male contiene le stesse informazioni e non ho dovuto appunto reinventarmi l'acqua calda tutte le volte. Abbiamo individuato uno studente pilota col quale siamo partiti, in particolare, poi dopo abbiamo dettagliato, provate a copiare da lì, questo soprattutto anche adesso per i servizi online, oltre alle schede. E poi niente, appunto, la fase di partenza è stata fatta soprattutto da Red Turtle appunto nel 2023, quindi ha fornito lo strumento Io Comune, Io Prenoto e Comunichiamo. Ha effettuato le configurazioni di partenza, ha migrato i contenuti esistenti, ha fatto la formazione, poi c'è stato un passaggio di consegne, quindi adesso per quanto riguarda la fase pratica diciamo c'è rimasto il canone di assistenza e la manutenzione. In questo momento la parte ordinaria si è dotato appunto di risorse umane e di competenze per proseguire in autonomia, quindi a questo punto al netto di qualche ticket per qualche ciappino, come si dice dalle mie parti, direi che non rompiamo più tanto le scatole. Quindi operativamente sono state fatte queste operazioni. Ecco, appunto qua di nuovo, adesso sia che su cosa ci stiamo focalizzando in questo momento, fornire l'assistenza di primo livello, assistere nella creazione di strutture particolari, quindi relative alle lezioni, al PUG, cerchiamo anche qua di dare una mano, di creare delle strutture un po' omogenee.
Valutare in questo momento la valutazione nel 2024, posso che questo è uno dei sei bandi, sette, quali abbiamo partecipato, per quest'anno ci va già bene poter fare una valutazione interna, magari trasversale tra comuni, quindi chiedo all'ufficio ambiente di controllare che la scheda delle carte d'identità se la capisce, diciamo, tanto per intenderci. Ma abbiamo intenzione nel prossimo anno di fare, di fruire di una valutazione esterna per poter validare i nostri risultati. È un'attività continua di misura, quindi operativamente stiamo pensando di mettere in campo, insomma, delle attività continue di misurazione e di analisi e di verifica dei risultati. Con questa slide, molto brevemente, volevo sottolineare un po' anche quello che ha già detto Nicola, le linee guida cambiano, ma al di là di quello c'è bisogno di un ripensamento continuo. Mentre si fa un progetto non si può pensare di fare un moloch e dopo di dire ok, mi attengo in maniera rigida a quello che avevo deciso all'inizio. Quindi serve flessibilità, serve stendere documentazione sì, ma molto leggera, pensare di migliorare continuamente e pensare di integrare qualunque modifica nella fase del ciclo di vita del progetto. Ed è molto importante soprattutto anche un lavoro di gruppo. Delle volte anche nelle microfasi bisogna ripensare, un po' uno slide per far vedere che bisogna ripensare spesso a quello che si sta facendo senza perdere mai di vista l'obiettivo, comunque, ovviamente. Futuro. Sicuramente innanzitutto vogliamo investire sul capitale umano, quindi fare formazione periodica sulla comunicazione web, evolviamoci, la gente sa scrivere benissimo dei termini, delibere, atti normativi, regolamenti, scrivere per il web è tutt'altra roba e quindi bisogna che i redattori degli uffici comincino ad avere chiara questa cosa, bisognerà fare della formazione. Condividere principi di semplificazione dei processi, anche questo aiuterà anche. Deve andare di pari passo con la reingegnerizzazione dei processi, però anche questo è un processo culturale, come diceva prima Valentina. Anche. Sensibilizzare continuamente sull'accessibilità dei siti web e dei servizi online, mantenere sempre un occhio, un aggiornamento continuo sulle linee guida. E quello che vi dicevo prima, in fase di valutazione, vogliamo imparare ad usare meglio i dati di navigazione, web analytics e l'analisi dei dati di uso dei servizi online per capire come migliorare, perché sicuramente in questo momento sono dei servizi che possono essere migliorati assolutamente. Vorremmo aggiornare anche il sito dell'Unione, fare dei raccordi dei contenuti tra i siti dei comuni e quello dell'Unione, implementare un disciplinare per regolamentare il processo di redazione, e istituzionalizzare delle forme di comunicazione, appunto, che adesso le abbiamo comunque messe in campo, ma vorremmo creare dei momenti proprio istituzionalizzati di comunicazione interna tra i redattori. Che altro? Come avevo iniziato anche prima, come avevo accennato anche prima, questi progetti si vincono solamente se c'è un gruppo di lavoro, se c'è la squadra. Uno da solo non fa niente. È sempre un lavoro di gruppo e il valore aggiunto dell'unione è sostanzialmente quello di riuscire, come diceva Sonia prima, a creare delle trasversalità per competenze. Quindi abbiamo degli enti piccoli, degli enti medi, per fortuna sono tutti più o meno della stessa dimensione e questo aiuta nella comunicazione. Si vince sempre solo in squadra comunque. Grazie.